Grazie ad un vostro commento del video precedente atterraggio di emergenza nelle isole Figi dimostra che la Terra non è una palla, chiede dove trovare la mappa piana, risposto suggerendo di usare l'indice alfabetico e cercare la voce mappa Gleason. Fra le diverse mappe che trovate ce n'è una molto interessante dal nome Mappa Global War Strategy, mappa di strategia di guerra globale. È stata redatta dalla divisione Matthews Northrop nel 1943 col nome Mappa del Mondo Proiezione Equidistante Azimutale Polare. Potete scaricarla cliccando la voce Mappa Global War Strategy. Nella descrizione in alto si legge: gran parte della strategia di questa guerra si basa sull'aereo moderno. La sua velocità, dimensioni e affidabilità consentono operazioni militari in aree impraticabili per il trasporto di superficie. Le grandi aree di terra del mondo sono raggruppate attorno al Polo Nord. Le rotte più brevi, tra molti dei grandi centri del mondo, si trovano attraverso le regioni polari. Io aggiungo sulla regione polare del Nord perché non ci sono rotte sopra il Polo Sud. Le mappe convenzionali non mettono in evidenza questi fatti, non mostrano la relazione transpolare dei continenti. In molti modi sono effettivamente fuorvianti. Questa mappa ha il Polo Nord come centro. Infatti, aggiungo, non hanno, non potevano e non possono usare una mappa col Polo Sud al centro, punto. È una mappa della strategia aerea. Indica chiaramente l'immenso risparmio di distanza che il trasporto aereo renderebbe possibile. Mostra le ragioni per cui le potenze mondiali stanno combattendo e costruendo basi aeree nelle regioni artiche. Guarda caso non hanno scritto Antartiche. Siamo nel 1943, gente. Lo studio di questa mappa mostra anche perché c'è molta preoccupazione per il controllo dell'aria nel dopoguerra. L'uso degli aerei da trasporto altererà senza dubbio il movimento del commercio mondiale. La nazione che controlla le basi vitali controllerà il commercio aereo mondiale. L'aereo ha ridisegnato la mappa del mondo, ha cambiato dimensione e forma, ci ha fatto guardare il mondo da un nuovo punto di vista. In realtà le mappe sono rimaste quello di un tempo, dopo 80 anni dalla redazione di questa mappa. Il motivo per cui vi sto mostrando la mappa Global War Strategy è per rimarcare che anche la mappa di guerra indica la stessa rotta per arrivare ad Auckland. Passa sopra le isole Figi. La terra è piana.